perché i giovani dopo una certa età non ci sono più in quest'isola? Cioè qui è come se mancasse una generazione, dicevamo prima, è vero Carla? E Guglielmo voleva giustamente intervenire. Nel frattempo ci ha raggiunto l'amico avvocato Nino Cola Pellecchia, con un po' di ritardo, pagherà la multa per il ritardo, offrirà il caffè al GM qui dove siamo adesso, ci offrirà il caffè a tutti quanti noi. E quindi questo sarà il pegno. Nel frattempo Guglielmo, allora andiamo avanti con questo discorso. Diciamo che l'argomento è estremamente complesso e liquidarlo in due battute probabilmente sarebbe inopportuno, quindi te lo propongo come Procida TV di fare proprio una seduta ad hoc su questa cosa. Sicuramente i ragazzi fino a 18 anni, con l'ardore di 18 anni, cercano sicuramente di trovare opportunità fuori, probabilmente a 27-28 più che l'ardore li ha presi oramai la depressione del paese, quindi cercano di evadere. Però io avendo due scrittori qua mi concederai questa riflessione. A Procida sicuramente c'è una vena poetica, una vena letteraria che insomma è ben solida, e il fatto che ci siano molti scrittori che si dedicano a questo tipo di attività e che hanno l'esigenza di mettere su carta quelle che sono le loro espressioni. E domando sia Antonio che Carla, cosa li porta a scrivere? Il fatto di esperienze autobiografiche, la voglia di comunicare qualche cosa che altrimenti non potrebbero, la voglia di rompere con il silenzio di questo paese? Vorrei sentire un poco da loro cosa li porta. Benissimo, allora passiamo un attimo rapidamente la parola a loro. In effetti non credo che ci sia una stretta connessione tra il disagio giovanile e la scrittura. C'è anche qualcuno... perché loro saranno forse disagiati, spero di no, no, ma infatti, la gioventù da qualche anno c'è l'hanno qualcuno, superato. C'è uno scrittore, io lo dico sempre, c'è uno scrittore di cui mi pregio di essere amico, Diego De Silva, uno scrittore napoletano, abbastanza noto al grande pubblico, il quale dice che in effetti secondo lui chi scrive è comunque portatore di un disagio, ovviamente non di disagio in senso stretto del termine, ma nel senso di avere l'esigenza di manifestare una sua interpretazione della realtà, o addirittura di andarla a, dico una brutta parola, destrutturarla con la scrittura per, come dire, poi darne una chiave di lettura diversa. Sei stato già abbastanza esaudiente, facciamo uno spot anche a Carla, una risposta spot anche da Carla per questa domanda. Si scrive per tanti motivi, a mio avviso. Si scrive per la voglia di dire, si scrive per la voglia di esserci, si scrive per se stessi. Si decide poi di pubblicare, e questo è un altro passaggio. Io tenderei a distinguere le due cose. E si scrive innanzitutto per il piacere di scrivere, che è un piacere personale. Si pubblica per il piacere di esserci e di essere letta, perché poi in fondo nella parola scritta c'è questo desiderio di comunicare con gli altri, non è una cosa che rimane dentro di sé. Per quanto riguarda l'aspetto autobiografico dello scrivere, io penso ci sono sempre tracce di autobiografia. Benissimo. Io volevo un attimo rifare un attimo il punto della situazione, nel senso che il vero senso di questo nostro primo incontro consiste soprattutto nel fare, come correttamente ha cominciato a fare Guglielmo e come abbiamo fatto una panoramica tutti quanti noi, di fare il punto, di fare mettere una sorta di elenco, una sorta di raccolta di temi che possiamo andare a sviluppare nei prossimi incontri. Oggi non è tanto la prima delle puntate, quindi chiediamo anche agli amici che se si vogliono accomodare nelle prime, cioè c'è un pubblico che ci sta ascoltando, che salutiamo tutti e che diventerà sia nelle prossime occasioni sia da subito protagonista anche di questo incontro. Anche perché la cosa, ripeto, è quella lì di mettere a punto
punto adesso soprattutto degli argomenti che serviranno per i prossimi incontri come temi da ulteriormente sviscerare. Adesso siamo un pochettino a volo d'uccello, anche perché rappresentiamo ciascuno di noi forse delle esigenze diverse, ci sono diverse esperienze professionali, di vita, di generazionali e queste cose qua. Chiediamo all'ultimo venuto, che ancora ci deve ordinare il caffè, non vediamo il caffè nel nostro tavolo, quindi il pegno non è stato ancora eseguito, chiediamo all'ultimo venuto, che non è l'ultimo naturalmente, che è l'amico avvocato Nicola Pellecchia, che cosa ne pensa in genere dell'isola di Procida, del livello di partecipazione, e se, visto che so che lui è sensibile in particolare ad alcuni temi, lui propone di sottoporre alcuni temi e perché alla discussione dei prossimi incontri della bussola che faremo. Allora, prima di tutto io sono qui con molto piacere, perché mi sembra che questa vostra iniziativa sia molto felice, cioè consentire un filo diretto, una possibilità di discutere continuamente su più temi, credo che sia una cosa importante, e quindi sono qui a dare il mio contributo. Per quello che riguarda quello che dicevate, mi vorrei agganciare per esempio alla questione dei giovani. Io credo che più che parlare dei giovani, bisognerebbe lasciare spazio ai giovani, farli parlare, dargli la possibilità di esprimersi, insomma. E sicuramente in un posto come questo, dove noi quello che definiamo disagio giovanile poi rimanda anche un po' all'identità procidana, al modo di essere procidano, quindi questi i riti di passaggio che i giovani fanno a Procida, dal mistero al lavoretto, al rapporto col mare, al rapporto con gli orti, con i giardini, e quindi poi lo scontro con il lavoro, chi fa la vita di mare, insomma le tematiche sono tante che attraversano la vita dei giovani a Procida e attraverso cui si può capire quella che è la vita dei giovani a Procida. Quindi, ripeto, più che parlare di loro bisognerebbe lasciare loro spazio e attraverso loro mettere a fuoco tante questioni. Me ne viene una in mente: il modello di sviluppo di quest'isola. È un tema che attraversa tutto, insomma, diciamo, che è una riflessione che secondo me dovrebbe essere un po' da filo conduttore, insomma, diciamo, perché è un po' il cuore attraverso cui si possono condensare energie, si possono liberare energie nuove, insomma, diciamo, di cui l'isola ha sicuramente bisogno. Più che fare denuncia, più che criticare quello che non c'è o quello che non si fa, sarebbe importante un punto di riflessione. Ma guarda Nicola, noi ci stiamo provando e ci vogliamo provare, anche perché Procida TV vuole e deve essere, come devo dire, una finestra aperta e un mezzo di comunicazione che sia soprattutto a servizio di chi ha qualche messaggio da proporre in positivo. Ci sono tanti luoghi istituzionali e non a partire dalle mura dell'isola, dove si può giustamente e legittimamente esercitare critica, protesta. Anche a noi possono essere dei momenti di denuncia, per carità di Dio. Noi abbiamo sottolineato, abbiamo fatto pure un bel servizio, e credo che poi dopo l'avvocato Antonio Carannante potrà dirci qualcosa su una manifestazione con le biciclette, critica al MAS, eccetera. Secondo me è bene favorire il traffico con le più che le biciclette, piuttosto che con altri mezzi di trasporto sull'isola. Quindi voglio dire, siamo aperti a tutto, ma l'idea è proprio questa: gli incontri della bussola. Perché la bussola? Ecco, per questo dicevo, siamo in sintonia, per cercare la rotta. Perché dobbiamo trovare la rotta, non a caso la bussola. Questo tra di noi è venuto un po' questa idea, perché penso che, come dice Massimo Noviello, abbiamo perso la rotta e ci potranno aiutare gli incontri della bussola a ritrovare insieme la rotta. Ne siamo tutti convinti. Antonio, vuoi aggiungere qualcosa a questo tema? Io concordo con le parole dell'amico Pellecchia. Due riflessioni abbastanza brevi. Uno, penso che uno dei temi centrali che Procida TV potrà sicuramente andare a toccare in maniera ampia è la direzione appunto in cui deve viaggiare l'isola, cioè
è finito forse il tempo in cui un'amministrazione di un piccolo centro ragioni per compartimenti stagni. Il disagio giovanile, il porto turistico, le grandi opere in genere e quindi l'economia, le varie risorse economiche, la risorsa appunto del mare, il turismo in senso ampio, devono oggi far parte di un unico progetto globale. Perché è ovvio che se io miro a un turismo alla Saint-Tropez ho un certo impatto sul territorio, se invece miro a un turismo alla Capo Rizzuto ho un altro impatto sul territorio.